Eccoci a Campotto. Questo è il nuovo museo delle Valli d'Irgenta. Scopriremo in questa puntata cosa è possibile vedere all'interno del nuovo museo, rinnovato e ricco di nuove tecnologie, ma soprattutto come visitare una delle oasi naturalistiche più interessanti d'Italia. Siamo in compagnia di Nerina Baldi, direttrice dell'Ecomuseo delle Valli d'Irgenta. Ciao Nerina. Benvenuti. Vuoi raccontarci gentilmente i motivi per cui un turista dovrebbe visitare l'Ecomuseo di Irgenta? In primo luogo siamo al Museo delle Valli, che è il punto di accesso all'intero Ecomuseo al territorio argentano. In secondo luogo perché è il punto d'accesso dell'Oasi di Val Campotto, sesta stazione del Parco del Delta, e che presenta nell'entroterra la presenza delle acque dolci, mentre invece quasi tutte le stazioni prossime alla costa sono salmastre. Il Museo delle Valli l'abbiamo appena rifatto e presenta due filoni tematici principali, una dedicata all'uomo, al rapporto dell'uomo con la valle, quindi agli strumenti del lavoro fino alle tecniche di bonifica. L'altro invece filone rappresenta la parte naturalistica, quindi con strumenti, con un approccio di tipo emozionale, cognitivo ed esperienziale, consente di conoscere prima l'ambiente naturale e poter andare a fare attività di escursione, ma anche attività di laboratorio in oasi. Il museo è anche il punto di partenza per effettuare escursioni in bicicletta e visite guidate all'interno dell'oasi. Seguitemi allora a vedere queste fantastiche valli. Sulla torretta a incontrare la nostra amica Francesca, espertissima di questi luoghi. Ci vediamo su. Ciao Francesca. Ciao Chiara. Cosa stai facendo così in alto? Da questa postazione possiamo vedere i quattro ambienti tipici dell'oasi. Guarda, quello è il bosco, poi c'è il prato umido, il canneto invece e il lamineto, quello laggiù. Il lamineto che cosa sarebbe? È tutte quelle foglie galleggianti di ninfea che creano un ambiente particolare che si chiama lamineto. È un bel posto di osservazione da qui. Sì, infatti da qua i turisti riscoprono un paesaggio fantastico e inoltre riconoscono le varie specie animali e vegetali presenti. Se mi segui andiamo a vedere un altro ambiente. Andiamo. Francesca, ma questi posti sono veramente belli, soprattutto girarli in bicicletta. Hai pienamente ragione, Chiara. Infatti ci siamo fermati qua per osservare la caratteristica di questo bosco, che è abbastanza rara, una vasta quantità di acqua. E adesso continuiamo la visita del parco. Andiamo. Dopo questa bellissima giornata consiglio a tutti di visitare l'Ecomuseo di Argenta, un luogo speciale in cui natura e uomo convivono in armonia e dove la pace e il silenzio regnano sovrani. Ciao a tutti e alla prossima puntata!